Il calcio come veicolo sociale, come segno di rivalsa e di riscatto di un intero territorio. Tutto questo è il Real Sutano per Resuttano, la più longeva realtà sportiva locale. Per Resuttano lo scorso 8 agosto ha festeggiato i 20 anni di attività, dei quali gli ultimi 10 in prima categoria. Mai nessun'altra squadra locale ci era riuscita in passato. In questi 10 anni di prima categoria, il Real Sutano in due occasioni ha disputato i playoff. Nel 2016 addirittura arrivò in finale, perdendo con il Serra di Falco e mancando così il sogno promozione. L'anno scorso la squadra è arrivata sesta, sfiorando gli sfareggi promozioni. In estate la società ha riconfermato allenatore Gianfilippo Di Matteo e tutti i protagonisti della scorsa stagione. Gli Sciacca, Tomaselli, Passaro, Lauricella, tutti ex Nissa, sono rimasti alla corte del Real Sutano. Sono arrivati poi il portiere Noto e il centrocampista Caronia, altri ex due Nissa, e Intrivici. E sono rientrati Caponetto e Pulizzi. Una rosa competitiva per un Real Sutano che aspira ad un buon campionato. Anche la società si è rafforzata con l'arrivo nei quadri sociali dell'ex presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Resuttano che presto avrà anche un nuovo campo in erba sintetica. Il progetto già esecutivo è stato approvato e il comune ha acceso pure un mutuo da 1.500.000 euro. Entro un anno il campo dovrebbe essere già fatto e a disposizione del Real Suttano, un Real Suttano che così segna nel calcio grandi obiettivi. Mi hanno convinto ad inserirmi in questo gruppo. Sono venuto qui, ho potuto notare l'affiatamento che esiste, una dirigenza meravigliosa formata da gente, da persone per bene, persone che vedono il calcio come si faceva una volta, il calcio nel quale i valori personali sovrastano quello che è l'aspetto agonistico e quello che sono gli interessi che girano attorno al calcio. In questa piccola cittadina ho notato l'attaccamento della gente, l'attaccamento dell'amministrazione comunale che è vicina alla squadra, a questa squadra di calcio. Qui io voglio portare la mia esperienza, voglio portare il mio entusiasmo e voglio divertirmi insieme a loro, senza pressioni, senza il patema di vincere per forza la partita, quella di divertirci e tirare le somme a fine campionato. Io penso che con gli obiettivi che abbiamo, con la buona squadra che stiamo allestendo, diremo la nostra in questo campionato e faremo tanto bene faremo parlare del Real Sultano come squadra che sta facendo bene, che è squadra emergente nel campionato di prima categoria. Resuttano è stata una sorpresa anche per me. Io era più di un anno che ero fermo e i ragazzi, nelle vesti del direttore, del capitano, sono venuti a cercarmi e devo dire che mi ha fatto un gran piacere la loro voglia di fare bene. È quello che mi ha colpito e onestamente in questi 6 mesi che sono con loro ho visto che hanno veramente voglia di migliorarsi e crescere. Devo dire che è una piazza che può fare grandi cose, soprattutto per la passione che mette questa comunità nel calcio. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene. Diciamo che ancora col direttore si sta lavorando a 360 gradi, manca qualcosina. Il direttore sta lavorando per colmare questo gap, sicuramente. Però sì, abbiamo una bella squadra: Caronia, Tommaselli, Sciacca, Passero, Noto, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo cercando di fare bene. La società, ripeto, ci sta mettendo in condizione. C'è uno staff tecnico preparato, c'è una società preparata. Vediamo quello che viene. Noi non ci poniamo limiti.